Registrazione di Sam Erdin, ingegnere, 5 aprile 2145. Ho appena terminato di riparare le serrature magnetiche e ho riprogrammato i sensori di pressione dei sistemi della monorotaia. Io e i miei colleghi ingegneri siamo sicuri che non accadrà più un incidente come quello della scorsa settimana. È stato davvero un tragico contrattempo che comunque non sarebbe mai dovuto accadere. I sensori interni hanno fatto credere al computer che all'interno del veicolo ci fosse il vuoto. Fortunatamente, il computer ha deciso che l'unico modo per compensare la differenza di pressione con l'esterno fosse quello di spalancare tutte le porte. Oggi, dopo aver esaminato 15.000 linee di codice, ancora non capisco la ragione di questo tragico evento. Nonostante le registrazioni mostrano chiaramente la discrepanza, onestamente mi pare un altro caso in cui un perfetto sistema se ne va a male senza alcuna ragione. Sono certo che le protezioni aggiunte oggi al programma impediranno il ripetersi di tali errori. Ora ho un appuntamento con l'ingegnere Jim Torbin alle porte di accesso del complesso Delta per cercare di risolvere il problema di un sensore difettoso che impedisce l'apertura della porta. Dal centro riciclaggio ambientale. Prossima fermata, sito 2. Che sei? Cosa stai facendo? Stavo aspettando il mio amico Sturri. Andiamo a vedere cosa è successo. Idea di dove sia. Non so cosa diavolo stia succedendo. Ma scommetto che ha a che fare con i manufatti che stavano tirando fuori dal sito. Sono certo che sono collegati a cose nel complesso Delta. Complesso Delta, non è sicuro. Sei pazzo se pensi di andarci. Ricordo, la sicurezza prima di tutto. Non uscire dal veicolo senza indossare adeguate protezioni. Credo che neanche in caso di una chiamata d'emergenza. Non sappiamo cosa ci sia. Si occuperà immediatamente della tua sicurezza. Buona giornata. Resterò sul treno fino al nostro arrivo al Delta. In arrivo, sì. Sarai da solo. Credo che neanche il treno sia sicuro. Non sappiamo cosa ci sia più avanti. Attenzione, mal funzionamento del compartimento stagno. Contattare la manutenzione per facilitare la riparazione. Grazie e buona giornata. Resterò sul treno fino al nostro arrivo al Delta. Poi sarai da solo. Credo che neanche il treno sia sicuro. Non sappiamo cosa ci sia più avanti.
dichiarazione di Charles Hollis, direttore tecnico 5 settembre 2145. Nel tentativo di conservare le risorse del sistema di supporto vitale, il Consiglio Corporativo ha deciso che a partire dal 1 ottobre 2145 tutti i processori ambientali dell'area generale del sito 2 saranno scollegati. Domani invierò email a tutti i capisquadra richiedendo un aggiornamento sul programma di trasferimento delle loro competenze al sito 3. Nel sito 2 pensiamo di aver scoperto abbastanza materiale utile al progetto. Ora dedicheremo perciò le risorse all'esplorazione del sito 3. Fine della registrazione. In partenza dal sito 1, prossima fermata complesso Delta. Rilevato errore al sensore di tracciamento.
automatiche attivate. Torrette automatiche attivate. Attenzione, torrette automatiche attivate. Torrette automatiche attivate. Attenzione, torrette automatiche in